basterà. Affluenza alle urne al 41,6% in provincia di Como, al referendum per l'autonomia della Lombardia. Un dato superiore alla media regionale, che si è attestata a quota 38,2. Complessivamente sono stati quasi 210.450 i comaschi che ieri si sono presentati ai seggi per esprimere il proprio voto, per la prima volta in modalità elettronica. Il risultato è stato un plebiscito per il sì, che ha superato quota 95%. I comaschi hanno dunque risposto in modo significativo al richiamo del progetto sull'autonomia. A fronte di una situazione complessiva che ha visto la partecipazione generale in Lombardia al di sotto delle aspettative e comunque nettamente inferiore a quella registrata in Veneto, sull'Ario la risposta è stata massiccia. Un dato ancor più significativo se raffrontato alla scarsa partecipazione registrata solo pochi mesi fa in occasione delle elezioni amministrative. Come detto, il sì è stato quasi unanime. Il no si è fermato al 3,6% e lo 0,8% degli elettori ha lasciato la scheda virtuale in bianco. Il capoluogo lariano è un'eccezione nel contesto provinciale. Il dato della città di Como è infatti nettamente inferiore alla media provinciale. In città solo il 31,8% degli elettori ha partecipato al referendum. Il record di affluenza spetta a Castiglione d'Intelvi con il 60,1%. Ma in generale il numero di votanti è stato più elevato in tutti i comuni interessati anche dai progetti di fusione. Il dato più basso è quello di Campione d'Italia, dove i votanti si sono fermati a quota 22%. Il presidente della regione, Roberto Maroni, parla di un successo e si prepara a portare i dati del referendum a Roma. Oltre 3 milioni di lombardi sono andati a votare, ha commentato. Un risultato oltre le mie aspettative, di cui sono molto soddisfatto. In Lombardia non c'era il quorum, ma se 3 milioni di cittadini sono andati alle urne, vuol dire che il tema dell'autonomia è straordinariamente importante e io mi sento l'incarico di questa responsabilità. Ho parlato col Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni per illustrargli i risultati del nostro test e ha confermato interesse e il via libera del Governo al confronto su tutte le materie previste dalla Costituzione. Il voto elettronico ha registrato qualche intoppo e per molte ore non è stato possibile dare il risultato ufficiale. Siamo al 99,5% delle voting machine, ha spiegato Maroni. Il voto elettronico, testato per la prima volta, ha funzionato ed è il futuro delle elezioni, perché durante tutte le operazioni di voto non ci sono stati problemi. L'unico problema è sorto dopo la fine delle operazioni di voto per un numero ridotto di apparecchi. Il gazebo in piazza è sempre un esercizio utile perché ascoltare i cittadini.